Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arlen Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la paradisiaca torta al limone. Questa torta è buonissima, ha un forte gusto di limone, dopo è sofficissima, un piacere indescrivibile al limone la chiamiamo noi. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara questa bomba di una torta. Per questa ricetta ci serviranno 150 g di farina 00, 100 g di amido di mais, 250 g di zucchero semolato. Ragazzi, state tranquilli che mettiamo 250 g di zucchero perché sennò questa torta sarebbe troppo aspra. A seguire 100 ml di olio di semi di mais, 80 ml di latte intero fresco, 2 limoni biologici, 4 uova, una bustina di lievito, un cucchiaino di estratto di vaniglia bourbon e un pizzico di sale. Tutti gli ingredienti in questa ricetta sono biologici. Abbiamo diviso i tuorli dagli albumi, ora mettiamo un attimino da parte gli albumi perché ci dobbiamo occupare dei tuorli, che montiamo con lo zucchero fino a diventare una bella crema. Raggiunta la consistenza desiderata, aggiungiamo anche l'olio a filo. E ovviamente continuiamo a mescolare. Poi aggiungiamo il latte, sempre a filo e continuando a mescolare. Abbiamo messo tutte le polveri dentro il nostro setacino e ora le trasferiamo dentro l'impasto, sempre continuando a mescolare. Finite di aggiungere le polveri, aggiungiamo scorza. Succo dei nostri limoni. Ora continuiamo a mescolare per bene finché non si saranno amalgamati. Finiti di mescolare per bene tutti i nostri ingredienti, ora li mettiamo un attimino da parte perché ci dobbiamo occupare dell'albume che, assieme ad un pizzico di sale, montiamo per bene finché non diventerà una bella spuma a neve ferma. A questo punto aggiungiamo i semi della bacca di vaniglia di Bourbon al nostro impasto, poi prendiamo un po' del nostro albume, lo mettiamo dentro il nostro impasto, poi con movimenti da sotto verso sopra lo amalgamiamo per bene finché non lo finiamo tutto. A questo punto non ci rimane altro che mettere il nostro impasto dentro la nostra teglia, e la nostra teglia è una teglia per ciambelle, già imburrata e farinata, e ora non ci rimane altro che trasferire il nostro impasto dentro la teglia. E a questo punto, cari ragazzi, non ci rimane altro che infornare la nostra torta, e la inforniamo a, ovviamente, forno già caldo, 150 gradi ventilato per circa mezz'oretta. Se vedete che dopo 20 minuti inizia a scurirsi troppo, mettete un foglio di alluminio sopra e mi raccomando, fate la prova a stecchino. Mentre la nostra torta sta cuocendo, ora ci occupiamo della sua glassa e per essa ci serviranno 80 g di zucchero a velo, succo di limone. Ora non ci rimane altro che trasferire piano piano il succo del nostro limone dentro lo zucchero. Quando avremo finito di fare ciò, avremo ottenuto la nostra glassa. Ed ecco ragazzi, la nostra glassa finita. Ora la mettiamo da parte fino al momento del bisogno. Ma guardate com'è venuta bene la nostra ciambella al limone. Ora ci occupiamo della sua glassa che versiamo sopra la nostra ciambella. Eseguite bene quello che sta facendo la mia mamma, perché la glassa si deve versare in questo modo. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa delizia di una torta. Ragazzi, è una torta buonissima, è morbidosa,
non sa troppo di limone. Si sente anche quella leggera nota di vaniglia bourbon. È cotta perfetta, non è secca. Poi c'è questa glassa che completa il tutto. Poi su questa base di una torta buonissima che è soffice in una maniera allucinante. Beh ragazzi, veramente questa è una torta fantastica e la dovete assolutamente provare. Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella del nostro canale!